Bentornati a questo nuovo appuntamento con Ti vuoi bene? Torniamo su un argomento che interessa molto la popolazione italiana. Parliamo di obesità, in particolare in questa puntata cercheremo di capire quelli che sono gli approcci a livello chirurgico per cercare di curare i pazienti affetti da questo particolare tipo di patologia. Per farlo siamo in compagnia del dottor Giovanni Lezzò, che è dirigente medico alla clinica chirurgica dell'azienda Ospedali Riuniti di Ancona e professore associato all'Università Politecnica delle Marche, ovviamente della facoltà di medicina. Grazie per essere con noi. Salve. Allora, dottore, facciamo innanzitutto una fotografia, no, di quella che è la situazione attuale, perché non solo nelle Marche ma anche a livello italiano purtroppo l'obesità è in aumento e i dati, soprattutto per quanto riguarda il futuro, non sono affatto consolanti, diciamo, rassicuranti. Assolutamente. Oggi il problema dell'obesità è un problema sociale che interessa tutta la popolazione, non soltanto ovviamente chi ne soffre di questa, che è una malattia a tutti gli effetti, ma è un problema che deve interessare tutti, anche noi che paghiamo ovviamente le tasse. Perché? Perché quelle che sono le proiezioni per i prossimi anni sono ancora peggio. Parliamo che tra circa 15 anni avremo nel mondo più di 3 miliardi di obesi, circa 3,3 miliardi di obesi. E questo si andrà a ripercuotere in persone che avranno delle malattie più frequenti, prima su tutte malattie endocrine, quali diabete, ipertensione, problemi cardiologici, che ovviamente porteranno a delle spese sociali importanti, sia in farmaci che mancata produttività, perché sono persone ancora in età lavorativa. È soprattutto un fenomeno che interessa molto anche i bambini, no? Quindi una cattiva alimentazione fin dall'infanzia in qualche modo può poi portare allo sviluppo non solo dell'obesità ma anche di un altro fenomeno che è comunque abbastanza diffuso, che è quello del sovrappeso. Ovviamente poi per quanto riguarda i rischi è chiaro che non si tratta poi di rischi uguali sia per i pazienti in sovrappeso che per chi invece è obeso, però sicuramente una prevenzione fatta da un'età giovane può in qualche modo, no, prevedere quelle che possono essere le complicanze che insorgono con queste patologie. Assolutamente, quello che dice è fondamentale. Io faccio il chirurgo, quindi mi occupo essenzialmente dell'ultima fase del paziente che ormai è arrivato a questa situazione e che non riesce più a tornare indietro. Ma il punto di partenza è un altro, è educare i bambini, i nostri figli, quindi partendo anche dalle scuole, dalle famiglie, e cercare di educarli su una buona alimentazione e su un'attività fisica. Andrebbe anche limitato l'uso di videogiochi, di attività non ricreative nelle case, cioè bisognerebbe fare attività fisica, giornaliera, camminare, giocare nei parchi, quello che facevamo tutti fino a qualche decennio fa. Questo perché? Perché anche qui purtroppo le proiezioni sono terribili, il 70% della popolazione tra 15 anni in Italia sarà o sovrappeso o obeso, che ovviamente porterà a tutte quelle che sono le conseguenze, certo, di cui accennavo prima. Volendo addentrarci su quella che è la questione chirurgica, si sono fatti grandi passi avanti negli anni per quanto riguarda la chirurgia bariatrica, ossia la chirurgia dell'obesità, per far capire anche a chi ci segue. Grandi passi avanti, anche l'azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti si sta specializzando, dal 2014 siete attivi in questo campo, state crescendo molto. Qual è effettivamente l'approccio chirurgico a questo tipo di patologia? Sì, noi ormai siamo partiti da quasi cinque anni, abbiamo la fortuna di lavorare in un'azienda dove sono presenti tutte le figure coinvolte in questo tipo di problematica, in particolare gli internisti, i psicologi, anestesisti, chirurghi e tanti altri. Perché? Perché questa patologia va affrontata a 360 gradi. È fondamentale selezionare i pazienti obesi che devono essere operati, perché è vero che tutti i pazienti obesi hanno una malattia, ma purtroppo non tutti possono essere operati e proprio su questo una valutazione a 360 gradi è fondamentale. Perché non tutti possono essere operati? Perché esistono dei criteri di inclusione che vanno appunto indagati da tutti i membri di questo team. E una volta vista la compliance del paziente si potrà selezionare e quindi candidarlo all'intervento. Criteri, mi scusi, di che tipo? Criteri, diciamo, psicologici e anche di seguire un follow up e dei controlli.
perché non ci dimentichiamo, una volta che si decide di fare l'intervento, il paziente dovrà stare in contatto con la struttura per tutto il resto della vita. Quindi è fondamentale un paziente che segua un follow-up. Ecco, chiariamo che cos'è il follow-up. Il follow-up è una figura preposta a seguire il paziente. Di chi si tratta? Allora, il follow-up, sì, diciamo, è il seguire il paziente nel tempo dopo una procedura, che sia chirurgica o internistica. Vuol dire che tutte o almeno una parte delle figure coinvolte, in particolare chirurghi e nutrizionisti, dovranno rivedere almeno a cadenza annuale i pazienti che sono stati operati e che sono, diciamo, almeno in questa fase guariti dall'obesità. Ma non ci dimentichiamo che l'obesità è una malattia cronica, il che vuol dire che nel tempo potrà anche tornare. Quindi il seguire i pazienti nel tempo con un follow-up potrà prevenire queste ricadute di ripresa di peso. Ecco, soprattutto perché, adesso lei ce lo spiegherà, è una patologia molto legata anche alla sfera psicologica, no? Quindi tra gli esperti effettivamente ci sono anche psicologi che seguono i pazienti, soprattutto per cercare anche di capire da dove deriva questo disagio, che in qualche modo viene poi sfogato sul cibo, no? Il cibo visto come una sorta di consolazione a problemi più o meno gravi, diciamo. Assolutamente, quello che dice lei è verissimo, il cibo è fonte di piacere, è fonte di convivialità anche, quindi tutti noi oggi, anche giustamente, in parte mettiamo nel cibo come una dose di allegria giornaliera, però a volte purtroppo i pazienti con problemi di peso tendono a esagerare sotto questo punto di vista e quindi con la valutazione psicologica si riesce anche un attimino a correggere delle abitudini sbagliate che devono essere assolutamente levate prima dell'intervento. Ecco, ovviamente per abitudini sbagliate è chiaro che non si intende il classico magari cioccolatino preso ogni tanto dopo i pasti, ma quello è sacrosanto. Quello è sacrosanto, ma chi ovviamente magari, ecco, piuttosto di frequente sfoga quelle che possono essere magari le proprie frustrazioni, le proprie necessità, ecco, ingerendo grossi quantità di cibo. Ma avveniamo a quella che è effettivamente la situazione chirurgica. Lei prima ha detto una cosa molto importante: non tutti i pazienti possono essere operati. Tra i pazienti che invece sono operabili, come si va ad intervenire? Cioè, qual è l'approccio una volta che si decide di intervenire chirurgicamente? Allora, gli interventi attualmente che vengono utilizzati sono tutti interventi in laparoscopia, quindi in chirurgia mini-invasiva, il che comporta un ricovero molto rapido per i pazienti. Generalmente stanno ricoverati 3 giorni nel nostro reparto di clinica chirurgica e poi dimessi a casa. Il giorno stesso dell'intervento addirittura staranno già in piedi e cominceranno a bere, ad alimentarsi. I nomi degli interventi sono essenzialmente due, sono la sleeve gastrectomy, che sarebbe niente di più di una tubolizzazione dello stomaco, e il gastric bypass, dove viene praticamente fatta un'anastomosi tra un pezzo di stomaco e il piccolo intestino. Vediamolo meglio in termini più semplici. Nel primo caso sarebbe una specie quindi di riduzione dello stomaco. Come si interviene? Lei giustamente ha detto che sono interventi meno invasivi, quindi ovviamente i tempi di recupero sono molto veloci e soprattutto non si va, no, magari anche a creare grosse ferite nel paziente, eccetera. Come si interviene? Assolutamente, si interviene per via laparoscopica, sempre in anestesia generale, perché comunque trattasi di interventi di chirurgia maggiore. Il paziente entra in sala operatoria e ha praticamente un cambiamento della forma dello stomaco. Da che lo stomaco ha una forma, come faccio capire io al paziente, di piazza, lo andiamo a rendere molto più piccolo, perde l'80-90% del proprio volume, diventa una sorta di vicoletto, e ovviamente questo comporterà a livello alimentare dei cambiamenti drastici. Ecco, ovviamente, perché al di là di quello che è poi l'intervento chirurgico, ovviamente poi dopo si va ad intervenire con tutta una serie di diete, abbiamo visto anche l'utilizzo magari di farmaci in alcuni casi per cercare di ovviamente accompagnare questo intervento chirurgico. Nel secondo caso invece parlava di un bypass, di cosa si tratta? Sì, un bypass non è altro che l'alterazione anatomica del normale transito intestinale, quindi il cibo praticamente passerà dallo stomaco, da una parte di stomaco che noi andiamo a creare molto piccola, a un'ansa del piccolo intestino, quindi essenzialmente accelererà il transito, e questo effettivamente comporta un importante cambiamento del peso del paziente. E da un punto di vista dietetico, il paziente, è molto importante da dire, che starà per 20 giorni praticamente dopo l'intervento con una dieta liquida, quindi soltanto alimenti da bere, e poi man mano
in modo progressivo tornerà come una sorta di svezzamento che abbiamo fatto in età molto prima, nel tempo, a mangiare pian piano tutti quelli che sono gli alimenti che mangiava, però ovviamente con delle razioni molto diverse rispetto al passato. Questo perché? Questo perché sia a livello di spazio nello stomaco si creano delle alterazioni, quindi degli spazi molto più piccoli, sia perché è molto interessante questo da sottolineare, quello che è l'appetito, che è figlio di tantissimi processi neuroendocrini, praticamente viene a mancare o comunque a cadere di gran lunga, perché andando ad asportare questa parte dello stomaco, del fondo dello stomaco, viene meno un ormone, che è appunto la grelina, che servirà appunto a dare appetito, e noi andando a levare questa parte dello stomaco abbiamo un crollo netto dell'appetito del paziente. Dottore, quindi possiamo dire che nei pazienti, ovviamente il tipo di intervento chirurgico di cui abbiamo parlato, i due tipi di cui abbiamo parlato, si fanno su pazienti obesi, ma su pazienti su cui non si può intervenire in altro modo. Ricordiamo peraltro, non tutti i pazienti obesi sono operabili, quindi diciamo che è un po' un intervento estremo, no? Che viene fatto, perché prima si cerca di intervenire in altro modo. Bisogna assolutamente sottolineare questo aspetto. La chirurgia non è la soluzione, è l'ultima spiaggia, è l'ultima soluzione. Prima bisogna cambiare assolutamente lo stile di vita. Abbiamo parlato di dieta, ma forse è ancora più importante sottolineare l'aspetto fisico, il camminare, il tornare a muoversi. Io non opero pazienti se questi non decidono loro stessi di cambiare il loro stile di vita, quindi tornare a una vita minima di attività motoria che dobbiamo fare tutti, e che sono disposti quindi almeno nella fase iniziale a perdere già peso, perché poi questo sarà un aspetto molto importante che ci farà capire che l'intervento funzionerà. Ecco, quindi di fatto c'è già una preparazione, i pazienti già prima dell'intervento devono seguire delle diete, insomma devono dimostrare di essere effettivamente intenzionati poi a perdere peso anche dopo l'intervento, c'è una preparazione prima del paziente. Assolutamente, devono perdere un peso iniziale prima dell'intervento, perché questo ci aumenta la sicurezza in sala operatoria, ovvero rende l'intervento più fattibile, più facile, e in più ci va a dimostrare come il paziente sia effettivamente compliante, perché è vero che tutti i pazienti che hanno fatto una dieta dicono che perdono i chili, ma poi negli anni vanno a riprendere gli stessi chili con gli interessi. È pur vero che una dieta in un periodo di tempo è molto efficace, e noi dobbiamo riuscire a fare l'intervento subito dopo aver perso quei chili iniziali. Arriveremo poi anche a questo passaggio che lei ha detto, che è molto importante, cioè sul rischio effettivamente anche dopo l'intervento negli anni di riprendere peso. Però io farei prima un passo indietro. Quindi, una volta fatto l'intervento chirurgico, come si va ad intervenire? Lo abbiamo già detto, però effettivamente che cosa deve fare il paziente anche poi per perdere peso, non solo dal punto di vista dell'alimentazione ma anche dell'attività fisica? Quanto tempo occorre, ecco, insomma? Allora, ovviamente è tutto molto soggettivo, dipende dal grado di obesità. Oggi per definire questo problema, questa obesità, abbiamo dei numeri, usiamo l'indice di massa corporea, che non è altro che il rapporto tra il peso, espresso in chili, e l'altezza in metri al quadrato. In base al numero che ne viene fuori, un soggetto normopeso ha un BMI, un indice di massa corporea, dai 20 ai 25, un soggetto in sovrappeso dai 25 ai 30. L'obesità comincia a partire dai 30, si può arrivare anche a dei numeri molto importanti, 40, 50, 60, in base ovviamente alla gravità di questa. E in base a questo il paziente dovrà perdere del peso e quindi essere poi candidato all'intervento chirurgico. E dopo l'intervento, ovviamente a livello anche di tempistiche, quanto tempo occorre? Magari, certo, chiaramente dipende da paziente a paziente, dalla situazione di partenza iniziale, però diciamo i primi risultati... Diciamo i primi risultati sono veramente rapidissimi. Fatto l'intervento, io dico ai pazienti che abbiamo 12 mesi per arrivare al nostro obiettivo. È un po' come una maratona, bisogna arrivare, non bisogna partire veloci, ma bisogna pensare al traguardo che è lontano. Un anno in media è il tempo che ci permette di arrivare al peso ideale del paziente. E nel 90-95% dei casi si arriva veramente a un peso non in sovrappeso, ma addirittura a normopeso.
Qual è la parte più difficile dopo l'operazione, la fase più critica? La fase più critica forse non è subito il dopo, probabilmente io credo che la fase più critica è negli anni successivi, perché una volta fatto l'intervento il peggio è fatto, i rischi sono ormai praticamente finiti, il paziente rinasce, perché perdere peso vuol dire perdere una zavorra che ogni persona si porta dietro. Probabilmente la fase più critica è il mantenere nel paziente degli anni questo stato di salute, perché il paziente passa da una malattia a uno stato di salute, e quindi stare attento a non riprendere peso, perché purtroppo voglio sottolineare che il problema obesità è un problema cronico, quindi dobbiamo sempre stare attenti negli anni a questo problema. Quindi continuare a seguire una dieta nel tempo, laddove per dieta non si intende effettivamente un regime, diciamo, costrittivo, ma semplicemente il fatto un di giusto regime. Adottare un'alimentazione che sia sana. Esatto. Volendo concentrarci anche su un altro fattore molto importante che riguarda sempre l'ambito chirurgico, quando si tende a perdere peso, in qualche modo sì, si perde magari il grasso corporeo, però rimangono questi eccessi di pelle, no? Quindi un altro aspetto importante è quello che riguarda poi l'intervento di chirurgia plastica. Sì, diciamo che un paziente, una paziente che perde 50, 60, 70 kg, spesso parliamo di questi numeri in termini di peso e di perdita, negli anni avrà un eccesso di cute, un eccesso di pelle che potrà portare dei problemi anche funzionali a questa persona e potrà essere indicato l'intervento di chirurgia plastica. Ovviamente non me ne occupo io perché c'è un chirurgo plastico che si occupa di questo, però è un aspetto molto importante perché ovviamente l'intervento, diciamo, bariatrico metabolico che faccio io serve a far tornare in salute queste persone, però poi anche per un aspetto estetico, funzionale e normale sarà fondamentale a distanza di qualche anno, mediamente si aspettano un anno e mezzo, due, non prima, arrivare a fare questo intervento che darà anche una soddisfazione visiva alla persona che è guarita da questa malattia. Ecco, c'è un aspetto molto importante che vale la pena sottolineare, cioè sul perché effettivamente ci sia questa tendenza di ingrassare, no? È un problema di fatto, potremmo dire, genetico, quello che in qualche modo ci porta ad ingrassare, ad essere un sovrappeso, addirittura obesi. Quale? Perché? Diciamo che l'umanità ha per anni, anzi per secoli, millenni, combattuto contro un problema che era la fame. Ricordo che l'ultima carestia nel nostro continente è avvenuta nel 1800, quindi veramente l'altro ieri. Quindi abbiamo una selezione genetica che ci porta ad accumulare calorie, ovvero grasso, e l'unica difesa che abbiamo oggi per contrastare questa diciamo, risorsa che per secoli ci ha difeso dai problemi di fame è il controllo cognitivo, cioè il limitarsi nel mangiare e il cercare di fare attività, il cercare di muoversi. Quindi in qualche modo avere delle regole che si imparano da piccoli, 3 passi giornalieri, al limite con degli spuntini tra l'uno e l'altro, ma essere molto attenti a rispettare queste semplici e basi regole. Dottore, siamo quasi in chiusura, però come ci hai raccontato c'è un grande lavoro corale, no? Che viene portato avanti su questi pazienti, non solo dal punto di vista chirurgico, abbiamo visto anche quanto sia importante che questi pazienti vengano anche seguiti psicologicamente, l'importanza di un follow up che in qualche modo li stimoli a portare avanti i risultati a cui devono tendere. C'è un altro aspetto molto importante però che riguarda il centro, perché nelle Marche voi siete l'unico centro affiliato alla SICOB, che è la Società Italiana Chirurgica dell'Obesità. Perché è così importante e soprattutto quali sono magari anche i vantaggi da questo tipo di affiliazione? Certo, ovviamente il far parte di una società così prestigiosa come la SICOB, che poi a sua volta è affiliata a livello mondiale con la IFSO, che è la Società Internazionale dell'Obesità, è sintomo di qualità, perché assicura la presenza di tutte le figure coinvolte e che si interessano di problemi di obesità e di sovrappeso, che sono necessarie per studiare e quindi arruolare i pazienti e poi seguirli nel tempo. Non voglio dimenticare nessuno, ma abbiamo un pool di specialisti, endocrinologi, nutrizionisti, anestesisti, dietisti, che continuamente, oltre che cardiologi e pneumologi,
che continuamente ci seguono i pazienti sia nella fase iniziale preoperatoria, che è la parte probabilmente più importante e delicata, sia quella nel tempo, nella fase di follow up, che ovviamente seguirà il paziente per tutto il resto della vita. In chiusura, noi abbiamo parlato ovviamente di pazienti che in qualche modo potremmo definire, no, acuti per il loro stato avanzato per quanto riguarda la patologia, insomma, di pazienti obesi. Ovviamente chiudiamo quindi con un messaggio positivo, l'importanza, lo ricordiamo sempre, della prevenzione, quindi di seguire stili di vita sani fin da giovani. Perché poi per i numeri che lei ci ha detto, diciamo, è bene prevenire una crescita di questo tipo. Assolutamente, dobbiamo contenere quelli che sono oggi, cioè contenere i problemi, cercando di ripartire in età giovanile, in età puberale, educando i nostri figli a un corretto stile di vita. Questa è la soluzione. Noi oggi come chirurgia in qualche modo controlliamo il problema acuto. Abbiamo superato l'altro anno più interventi di chirurgia bariatrica che i tumori del colon retto in Francia, il che ci fa capire quanto questo dato è allarmante nel nostro continente. Però mi auguro che per il futuro i nostri governi, i nostri politici facciano della prevenzione, che è l'unica cura oggi contro l'obesità e le malattie conseguenti. Ovviamente. Io davvero la ringrazio per essere stato con noi oggi e per averci portato la sua esperienza. Speriamo di essere stati utili ovviamente a chi ci grazie. Segue. Quindi grazie al dottor Giovanni Lezzocche, medico della clinica chirurgica dell'azienda Ospedali Riuniti e professore associato all'Università Politecnica delle Marche. Grazie davvero. Arrivederci. Grazie al nostro pubblico, io mi fermo qui, vi ricordo che potete trovare tutte le puntate direttamente sul sito di TVBene e sui nostri social. Quindi vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci.